generalmente non mi fa piacere quando non viene la televisione, perché molti di voi chiamano e dicono: padre, ma oggi la messa, e mi dispiace. Oggi invece mi fa piacere che non c'è. E vi spiego perché. Perché altrimenti quello che adesso io vi sto dicendo sarebbe stata vista come una forma di protagonismi. Invece io ci ho riflettuto molto. Tanti siamo rimasti commossi per il fatto che un figlio di Napoli, una persona che ci ha accompagnato in questi anni, come succede nella vita, improvvisamente se ne è andato ieri, Pino Daniele. Tanti stanno, domani ci sarà il Punto Cittadino, ci sono tante manifestazioni. Io ieri ho scritto una cosa che qui ribadisco nella mia casa, nella mia comunità. E i poeti, anche se muoiono, in realtà non muoiono mai. E Pino, al di là della sua vicenda personale, della sua storia, noi non vogliamo entrare in lei. Ci ha consegnato, dopo alcune grandi pagine di canto di canzoni napoletane, un modo nuovo di raccontare la nostra città. Domani ci saranno i funerali a Roma. E io penso che dobbiamo pregare per lui, per ringraziarlo per come, perlomeno per quanto mi riguarda, ha accompagnato gran parte della mia gioventù e soprattutto ho rubato molte volte dai suoi testi alcune frasi. Vi devo fare una confidenza, ma non lo dica nessuno, ce l'ho insinuato anche nei discorsi dei cardinali, ci mettiamo le frasi. Perché quando si dice Napoli ha luce del creatore e questa nostra amata terra è cantata nella sintesi di queste parole che vi ho consegnato, che per me è l'inno nuovo della nostra città, credo che insieme come comunità, per questo sono contento che non ci sta la televisione, possiamo pregare per Pino nel modo che ci riguarda e chiedo pazienza a chi non condivide. Siccome noi siamo una comunità che è famiglia, come se stesse intorno alla tavola a sera per ricordarci di un amico che se ne è andato, voglio che cantiamo insieme Napoli e Milano. Seguiti, seguiti, seguiti.